Abbiamo con noi quest'oggi Giampiero Comolli. Benvenuto Giampiero, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Con te presentiamo il tuo ultimo libro, tra l'altro non ti ho presentato bene. Tu sei autore, giornalista, presidente del Centro Culturale di Milano, autore di diversi libri, tra cui l'ultimo appunto questo che presentiamo oggi, Bibbia e Sogno, Mondo, Sonno e Mondo Onirico tra Antico e Nuovo Testamento, edito da Claudiana. Come hai dormito stanotte, visto che siamo in tema? Come è andato il sonno? Ho dormito abbastanza bene, direi. Benissimo, mi pare, bene, sì. Ottimo. Allora, comincerei dall'inizio di questo libro perché non vorrei spoilerare la genesi del libro, ovvero cosa ti ha dato l'ispirazione per scriverlo, perché l'ho trovato la tua narrazione è molto onirica, tanto per restare in tema, è molto coinvolgente, quindi non vorrei togliere agli eventuali lettori, no, il piacere di ritrovarsi anche loro in questo momento della tua vita, nel tuo viaggio in Turingia nel 1995, e capire che cosa è successo in quel frangente. Ma partirei invece con la fine, no, che rappresenta, almeno per come ho letto il libro, rappresenta una specie di una sorta di respiro, no? Un sospiro, un alleggerimento. Era tua intenzione ispirare questa leggerezza, questo sospiro anche nella costruzione del libro poi? Ma non so, non credo che fosse la mia intenzione. Diciamo che il finale, in cui si parla del rapporto fra il sonno e la morte come sonno, il sonno come morte, facendo sempre riferimento a passi biblici, beh, è venuto un po' come la conseguenza di tutto il viaggio che avevo fatto attraverso Bibbia e sogno, in cui comunque, direi dall'inizio alla fine, non tanto del mio libro, ma del testo biblico stesso, c'è forse questa dimensione della leggerezza, perché il tema del sonno e il tema del sogno nella Bibbia è inquadrato all'interno di quello che è il grande riposo di Dio. E questo grande riposo è il momento appunto del raccoglimento, della contemplazione, del tirare le fila di un lavoro magari lungo che arriva a fine giornata, quando appunto ti devi abbandonare al sonno. E questo momento qui la Bibbia ci insegna che può essere importante e vissuto bene purché tu metta da parte i tuoi dissidi, le tue tensioni, perché per dormire bene devi entrare in una dimensione di pacificazione. Ecco, questa dimensione della pacificazione la si incontra all'inizio della Bibbia, quando appunto Dio si riposa dopo i sei giorni della creazione, cioè il settimo giorno è il giorno del riposo, ma lo trovi anche nel Nuovo Testamento, verso la fine della Bibbia, quando appunto emerge sempre di più questa dimensione che i morti non sono morti, ma si sono addormentati e quindi si risveglieranno. Beh, però anche proprio si legge nel tuo libro questa tua intenzione, no? Trovare attraverso la Bibbia un metodo proprio per coricarsi e fare in modo che il riposo sia di ristoro, sia rigenerativo, in effetti, no? Nel farlo, insomma, rileggere e cercare tutti questi brani della Bibbia ti ha aiutato poi praticamente anche in questo? Nel dormire bene? Sì, sì, posso dire di sì, nel senso che tutti questi passi biblici ti aiutano a entrare in questa dimensione del sonno, a entrare nel sonno, nel senso che entrare nel sonno per tutti è comunque un momento delicato, perché è il momento in cui tu ti raccogli in te stesso e ti ritrovi solo con te stesso. È il momento in cui
puoi aver fatto nel corso della giornata mille cose con mille persone in un caos continuo in cui tu sei sempre stato aperto agli altri, poi alla fine però nel momento in cui ti devi coricare smetti di interagire, smetti di parlare, ti ritrovi di colpo solo. Ed è anche un momento in cui sei sommamente indifeso e possono sorgere anche le ansie, i fantasmi, le paure, le agitazioni di tutta la giornata. Allora, la Bibbia, non in unico passo, ma diciamo in tutti i suoi vari aspetti, ti dice: guarda che questo momento qua è importante. Cioè non è un momento che va via così, cioè ti devi essere consapevole di stare entrando nel sonno, ma ti dice: guarda che in quel momento lì tu non sei solo, perché Dio è con te. E infatti c'è un salmo famoso, il salmo 4, che dice: in pace dormirò, in pace mi risveglierò, perché tu Signore sei con me. Ecco. La Bibbia ti insegna questa consapevolezza e così facendo ti insegna a entrare nel sonno senza angosce. In effetti sì, dicevi, si parla di diversi tipi di sonno e di sogni, però ti chiederei più che altro dei risvegli, perché che la differenza tra i diversi tipi di sonno sia quello che c'è al di là del sonno? Beh, sai, sonno, intanto puoi aver fatto un sonno ristoratore e quindi ti svegli con la sensazione di aver fatto un buon sonno. Puoi anche svegliarti con la sensazione, il ricordo di un sogno meraviglioso che ti ha riempito la notte e la cui aura, la cui luce ti accompagna anche durante il giorno, come dire, un sogno guida. Un sogno che ti apre a una nuova prospettiva, ecco, un sogno rivelatore. E comunque, certo, la Bibbia poi dopo ti dice sii consapevole anche del tuo risveglio. Infatti, un altro salmo, il precedente, il salmo 3, dice: mi sono coricato e poi mi sono risvegliato e sono grato al Signore per questo fatto. E poi, non so, fra tanti episodi possiamo raccontare il risveglio di Giacobbe dopo il meraviglioso, straordinario sogno della scala celeste in cui Giacobbe vede lui abbandonato nel deserto e sogna però questa scala celeste con gli angeli che salgono e scendono dal cielo e il Signore che gli si manifesta. Dopo lui si risveglia e dice: ma questo non solo un sogno straordinario, ma se l'ho fatto è perché questo posto è straordinario. E infatti lo consacra, unge la pietra sopra cui aveva posato il capo. E questo è un bellissimo insegnamento sul risveglio. Cioè dobbiamo essere consapevoli non solo nel momento in cui ci addormentiamo, ma anche nel momento in cui ci risvegliamo. E il risveglio di Giacobbe è un risveglio di gratitudine. C'è anche quelli a cui il sonno arriva però come risposta a vergogna, no? A come un nascondiglio, no? Il sonno diventa anche un nascondiglio, sì, certo. Al di là del quale però c'è il doversi affacciare alle proprie responsabilità. Eh sì, sicuramente, nel senso che ci sono anche tanti modi di dormire, uno di questi è quello di voler chiudere gli occhi per non voler vedere il pericolo che hai di fronte, che ti angoscia troppo, e soprattutto non volerti assumere la tua responsabilità, come il profeta Giona, che non solo era scappato dalla chiamata di Dio, scappato su una nave, ma poi era talmente impaurito che dorme, va ad addormentarsi con la nave in tempesta, eccetera. Questo è proprio un sogno, il sonno di una persona che voleva fuggire alla propria responsabilità. Dopodiché però la tempesta mandata dal Signore lo risveglia e lo richiama alle sue responsabilità. Il sonno degli apostoli ho trovato anche molto, molto, molto forte, molto interessante. Il sonno degli apostoli, quando Gesù è nell'orto dei Getsemani
Quindi sogno della del sonno, il momento della notte, della passione. Gesù veglia e chiede agli apostoli di vegliare con lui e loro non ci riescono. Non riescono un po' per debolezza umana, un po' per stanchezza, un po' per paura. Cioè la situazione è talmente angosciosa, tanto angosciosa che Gesù stesso aveva sudato sangue, e gli apostoli invece chiudono gli occhi, non resistono alla tentazione di non voler sapere niente, assentarsi, eccetera. Può anche essere una forma di autoprotezione, cioè quello che ti sta per succedere è talmente enorme, la crocifissione di Gesù, che tu non riusciresti a resistere e quindi ti addormenti. E infatti a un certo punto Gesù stesso dice: ma sì, dormite pure a sto punto. E poi c'è il risveglio, quello, poi certo. Dopo la morte, quello che si attende. Sì, certo, ma anche quello è un risveglio talmente incommensurabile, quello della resurrezione, che per poterlo affrontare, per capire che cosa è successo, devi anche essere pronto. Gli apostoli al Getsemani non erano pronti, e forse quel sonno per loro è stato un sonno protettivo per poter affrontare poi la tragedia della crocifissione, ma anche lo sconvolgimento della resurrezione. Allora, le faccio ancora una domanda che è più una suggestione, un'immagine che mi è venuta leggendo. Genesi, il settimo giorno Dio si riposa e si astiene da qualsiasi attività e anche intervento sulla sua creazione. E quindi ho pensato, non è che Dio sta ancora dormendo e noi stiamo vivendo un settimo per noi lunghissimo giorno. Non è magari un pensiero molto originale, però... cosa che spiegherebbe tra l'altro anche la presenza del male nel mondo. Però se mi asseconda in questa visione, che tipo di sonno sta facendo Dio? Non lo sappiamo. Noi a volte abbiamo l'impressione che il Signore stia dormendo, si sia assentato, sia andato via, e spesso anche i salmi lo dicono: il Signore si era addormentato, poi però si è risvegliato, ecco. Io però non ho l'impressione, cioè non lo possiamo sapere, ma non ho l'impressione che il settimo giorno il Signore dormisse. Il riposo del settimo giorno non è il sonno, perché Dio rimane sveglio, ben desto, per contemplare la perfezione della propria creazione e poter dire: tutto quello che è venuto in vita è buono ed è bello. Se Dio si fosse addormentato non avrebbe potuto dirlo. E infatti lì non si parla assolutamente di sonno di Dio, anzi si dice: in questo settimo giorno il Signore benedice e santifica il giorno settimo, il giorno del riposo, come giorno speciale. Quindi speciale non è il riposo semplicemente di Dio, ma è un riposo che noi possiamo prendere a modello e che diventa il modello della festa del sabato, ed è può diventare anche il modello, se vogliamo, del nostro sonno. Ma in quel momento Dio non dormiva, secondo me. Grazie mille per essere stato con noi in presenza. Finalmente ci siamo potuti vedere e ovviamente quest'oggi abbiamo parlato di Bibbia e sogno di Gian Piero Comolli, che ringraziamo e gli auguriamo una buona giornata. Grazie a voi.